Noi ci presentiamo presentiamo come gruppo dell'assistenza protesica e telereabilitazione. E quindi avremo due brevi relazioni in relazioni cui in cui parleremo di assistenza protesica e in particolare di quello che si è riuscita a fare per quanto riguarda il recepimento del DPCM del 2017 nelle varie regioni italiane. Abbiamo mandato una survey a tutte le segreterie regionali e cerchiamo di fare un po' il punto riguardo a questa situazione. E inoltre parleremo anche dei nostri obiettivi a breve e a lungo termine come sezione 24. E invece Fabio Bonsanto ci presenterà una relazione sulla teleriabilitazione. Siamo riusciti appunto a unire due sezioni, la nostra e quella della riabilitazione infantile, e quindi lascio la parola a Fabio per la sua presentazione. Sì, buonasera a tutti. Introduco quello che sarà il documento definitivo sulla teleriabilitazione prodotto appunto dalla sezione che verrà appunto sviluppato in maniera un pochino più puntuale durante il congresso e successivamente quando verrà pubblicato. Diciamo che rifacendoci al motto del congresso di quest'anno, appunto ripartire da lontani perché nessuno resta indietro, sicuramente la teleriabilitazione entra a gamba tesa su questo concetto, perché questa ripartenza può appunto giovarsi di questa metodica che rappresenta sostanzialmente un mix di tecnologie e innovazione rivolte a tutto il panorama medico nel grande contesto, il grande cappello della telemedicina, in cui noi in particolare andiamo ad affrontare il tema della teleriabilitazione, appunto. Teleriabilitazione che va sicuramente inquadrata come quasi branca a sé stante, perché per via delle metodiche che utilizza, delle tecnologie di cui si avvale, che non sono necessariamente tecnologie ad alto costo o ad alto tasso, appunto, tecnico e tecnologico, può permettere di appunto creare un accesso da remoto per pazienti che vivono in territori poco, diciamo, poco serviti, che in questo momento diventano quasi tutto il territorio nazionale in un contesto di chiusura delle sezioni, delle strutture riabilitative all'interno degli ospedali e una riduzione netta degli accessi ambulatoriali dei servizi territoriali, nonché domiciliari. Quindi rientrare nelle case diventa assolutamente centrale. E quello che vogliamo trasmettere attraverso questo documento è far comprendere ai colleghi, ai soci, ma non solo, a tutti i professionisti che lavorano nel mondo della riabilitazione, l'importanza di questa nuova strategia, che non è neanche tanto nuova, perché esistono appunto studi in letteratura che possono essere riferiti a quasi 15-20 anni fa. Ed è appunto una tecnologia che va compresa in tutte le sue sfaccettature, perché cambia un pochino il paradigma di fruizione e di erogazione del servizio riabilitativo e quindi è necessario creare una forma mentis che permetta al riabilitatore in genere di progettare questi servizi per renderli appunto disponibili ai pazienti. Ci sono buone evidenze di efficacia, dimostrate in letteratura, particolari evidenze di non inferiorità rispetto ai trattamenti tradizionali, e questo diciamo che dipone molto bene, oltre diciamo, alle contingenze dovute al Covid e non solo, alla necessità anche di deospedalizzare, che stanno creando una grande attenzione attorno a questa branca, diciamo la telemedicina tutta, e che ha reso comunque negli ultimi anni questa disciplina, diciamo, estremamente alla moda, con il rischio di derive di scarsa, diciamo, con scarsa efficacia scientifica e soltanto elementi tecnologici che vengono magari propinati ai pazienti, facendo sì che poi il paziente deve adattarsi alla tecnologia, mentre invece la tecnologia è che deve adattarsi al paziente. E anche in questo caso offrire un servizio che sia democratico e accessibile a tutti. E qui entra il riabilitatore con l'obiettivo di dare l'indicazione corretta alla teleriabilitazione, che non deve essere uno strumento assoluto,
che deve essere usato in ogni situazione, ma può essere un'integrazione utile per alcuni tipi di pazienti, mentre per altri potrebbe anche risultare, in base alle evidenze scientifiche, anche l'unico trattamento a cui il paziente viene sottoposto a seguito magari di un intervento chirurgico o a seguito di altri eventi acuti che ne hanno determinato, diciamo, lo stato di disabilità temporanea o cronica. E, appunto, vogliamo sviluppare questi aspetti all'interno della breve introduzione che potremmo dare, una piccola carrellata delle idee attorno alla teleriabilitazione, raccontando anche le esperienze che durante il periodo di Covid tutti i colleghi del territorio nazionale hanno saputo implementare anche senza utilizzare magari tutte le linee guida più aggiornate, anche perché alcune sono ancora in divenire, in particolare dal punto di vista legislativo ci sono ancora delle falle che non certificano completamente l'intervento teleriabilitativo, ma che speriamo, attraverso una maggior consapevolezza nostra, in primis appunto di riabilitatori, cercheremo di far crescere, far sviluppare appunto un discorso che possa anche far sì che le istituzioni possano prendersi in carico questo tema e con forza legiferare a riguardo, permettendo a tutti noi di poterlo attuare in serenità, nel rispetto dei pazienti, e in considerazione della responsabilità professionale e del tema della privacy. Grazie Fabio. Grazie. Vi ricordo che il nostro gruppo andrà in onda il 4 alle 16:30, inizieremo alle 16:30 e quindi speriamo di aver stimolato il vostro interesse e speriamo di vedervi iscrivere numerosi al nostro congresso nazionale, sempre sul sito sinfer.it. Grazie, buonasera. Buonasera, arrivederci al congresso.